Sentite gli uccellini, questa mattina ci siamo svegliati al confine tra Abruzzo e Marche. Abbiamo dormito benissimo in questo agriturismo e adesso andiamo a fare prima colazione e poi andiamo a raccogliere olive. Quindi, oh, seguiteci. Buongiorno, che dormita meravigliosa, benissimo, benissimo. Aspetta, lo prende papà, pezzettini di torta alle carote, guarda che bella. Vuoi assaggiarla? Guarda, vai. C'hai fame stamattina? Stamattina ci sono svegliati con una fame da lupi. Correremo in mezzo agli ulivi. Buono il dessetto, vai. Ma la gente che pensa che non ti do mai da mangiare? Non ti vergogni, mi fa fare una figuraccia. Ci prendiamo una bella tisana di uva e pere. Ah, che bontà, proprio il gusto della campagna. Formaggio, biscotti fatti in casa. Dai, forse quello metto. Ah, stamattina si parte proprio da campioni, colazione da campioni stamattina, ragazzi. Adesso andiamo al campo dove ci dobbiamo incontrare con gli altri e andiamo in mezzo agli ulivi. Camminate tra gli ulivi, guardate che panorami che ci sono, che colline stupende. Adesso andiamo al frantoio, andiamo a vedere l'estrazione dell'olio e l'assaggio col pane buono. Siamo a Controguerra, in Abruzzo, spettacolare. Dopo questa camminata sai che fame che ci viene? Dai a mangiare pane e olio. Guarda qui, qua c'è pure un animaletto. Guarda là. Lo vuoi? Ops, è scappata. Due, tre, sali. Eccolo qua. Guarda che ruotone grande. Scendi sotto. Assaggio, questo qua è l'olio nuovo, aspetta, te lo bagna bene papà, aspetta. Com'è? Ragazzi, no, non filtrato, una bontà. Adesso andiamo a provare la canapa, ok? Fanno il pane qui, fanno le farine con la canapa. Prendi il fiore a mamma, vai, bravissimo, vai, portalo a mamma, vai. Bravo piccolo. Grazie, vai. Andiamo Mario. Guarda qui, c'è anche l'uva. Uva fragola, senti. Senti un po'. Andiamo. Guarda, abbassati, abbassati, abbassati. Mentre Mario sta mangiando l'ultimo mozzichetto di pane alla canapa, e qui vicino abbiamo una pianta di canapa, venite qua. C'è il miele, le creme per il viso, la farina di canapa e poi la canapa. Addio, si è staccato il naso. Vuoi un po' di canapa, Mariuccio? No, ancora no, non siamo ancora pronti. È buona pure la birra di canapa. Vediamo un po' che effetto ci darà. Vediamo un po' lungo sta camminata. Prima di ripartire, un bel assaggio di focaccia di canapa e si riparte. Guardate che faccetta, tutti e due. Abbiamo fatto un bel pisolino pomeridiano e adesso andiamo a cenare insieme. Forza, forza un po', sali, bravissimo. Pronto? Eccolo qua. Adesso mamma ci pensa a legarti bene, ok? Stasera andiamo a mangiare ad Ascoli. Fabri, come si chiama? Piazza? Piazza Arringo. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Prima di andare al ristorante, vediamoci un pochino di Ascoli. Qui dietro le mie spalle il Duomo. Questa è la Piazza Arringo. Guardate che bella. Guardate che Italia. Italia stupenda. Che buona. Vuoi bere un pochetto? Ah. Non smuove niente, no? Queste sono olive ascolane, guardate qua. Panatura sottilissima, tanta ciccia, guardate qua. E fatte con le vere olive ascolane, che sono completamente diverse. Com'è, Mariuccio? Buona, eh? Che bontà. E lui è l'artefice. Evviva! Olive ascolane al tartufo nero. Che bontà.
non potete sapere quanto sono buone, perché poi non le puoi paragonare a quelle che ti danno lì in pizzeria normalmente. È un'altra cosa, è un'altra situazione, come la mozzarella di bufala, quella vera, e la mozzarella di bufala che vendiamo, che vendono, dura una settimana, 10 giorni, è un'altra cosa, una speciale. Apriamole insieme, così. Che esplosione, tutta sta ciccia. Ma l'oliva ascolana, mangiata Ascoli, è ancora più buona. Non è mozzichetta a me? Sono a bontà, ragazzi, come una droga, non potete capire. Esagerate, so. Ah! Un pezzettino piccolo, dai! Un altro tipico piatto ascolano sono i ravioli incasciati. Dentro c'è gallina bollita con un po' di parmigiano dentro e poi fuori c'è cannella e pecorino. Ma no, una bontà. Buonissimi, ragazzi, che bontà. È arrivato l'inverno, eh? Con i tortellini in brodo è arrivato l'inverno. Poi il parmigiano ci vuole, eccolo qua. A me piace poi, lo sapete? Io abbondo. Sembra il brodo di mamma, buonissimo. Guarda un po'. Guarda che roba, guarda che cottura. Semplicità e bontà e qualità. Lo vedi? Che roba, dai, fammi assaggiare. Che bontà, ragazzi. Ma dove andiamo in giro per il mondo? Abbiamo questa Italia stupenda. Che meraviglia. Ma adesso hai scelto il maritozzo. Ti faccio vedere come si mangia il maritozzo. Lo facciamo fighissimo. Yogurt greco. Poi miele, quello giusto. Abbondante. Dai, andiamo fuori. È buono? È divertente così, no? Il maritozzo con lo yogurt e il miele. Ti piace? Vedo che ti piace. Papà c'ha invece la tisana, formaggio di pecora e prosciutto, pane e olio, quello buono, appena franto. Ma vedi che giornata che abbiamo oggi, stupenda, passerotto. Quando parti con l'uomo la mattina, parti sempre bene. Sei pronto, carico, capito? Perché se mangi soltanto quel cornettino, che ti succede? Dopo 10 minuti hai una fame pazzesca. Con l'uovo, con le proteine, tutto quanto, parti subito. Alla grande. Mario, guarda che c'è. Oh. Ma non lo credo, perché la fai diversa questa? Vuoi l'uovetto? Lo metto, pure al ragazzino piace. Che devo fare? Adesso Mario, lo sai cosa facciamo? Andiamo a vedere tutti gli animaletti che ci sono qui in questo agriturismo. Ci divertiamo, li tocchiamo. Walter, dimmi un po', Terre di Ea, perché Terre di Ea? Allora, Terre di Ea perché prende il nome da una dea babilonese che era la protettrice dell'agricoltura e della scrittura. Perfetto. Quindi, hai preso tutto, con questo nome hai preso tutto. Esatto. Ma qui c'è una cosa fighissima, no? Il fatto che fai pure didattiche per i bambini, quindi i bambini possono venire qua. L'azienda nasce proprio per ospitare proprio la pedagogia. Quindi, se io da Roma... in estate cerco di segnarti il mio figlio. Ci sono i cambi estivi che facciamo, quindi c'è la possibilità di dormire anche negli appartamenti e quindi di fare tutte le attività che fa l'azienda. Quindi fammi vedere gli animaletti con cui giocano i bambini. Andiamo. No. Guarda qua, guarda che bello. Ce la fai? Se non ce la fai dimmelo. Ops. Allora, tu perché tu nasci come... apicoltore. Come apicoltore, sì, esatto. Per uno, due, tre, guarda, vai. Ops. Quindi qui troviamo le fragole per i bambini, troviamo il timo per cucinare, troviamo il mirto per cucinare pure. Quindi troviamo tutte piante commestibili. Guarda che ci sono i maialini, guardali. Che maiale è questo qua, Walter? Allora, questo è un maiale nero d'Abruzzo. Però questa è proprio una riscoperta del maiale nero abruzzese. Vedi? Guarda che belli. Vuoi venire a giocare qua l'estate? Papà ti porta qui? Guarda le api, però non ti devi avvicinare lì, perché se no loro proteggono casa loro e ti possono fare del male. Mario, tocca la pecorella bianca. Bello. No, non ti fa niente, amore. È buona come Roma, amore, sono buone queste, eh? Oh, visto quanto è delicata? Vai Mario! Andiamo, vai, guarda che c'è la capretta, che bella! Loro lo mangiano l'orzo? Sì, mangiamo dentro. Andiamo Mario, andiamo dentro. L'asinello pure c'è. Ti
Guarda, dai, Mario, te prendi da mangiare, vai così e dai alla capretta. Guarda quante sono belle caprette. Vai, così. Vedi il gallo com'è fatto? Vedi che cresta che c'ha? Vai a vedere l'ovetto. Guarda, che c'è? Che c'è? Prendilo. Vai. Dalla papà. Dalla papà. Che poi ci facciamo la frittatina, dai. Senti? Il gallo? Prova, amore, a toccarla. Prova a toccarla. Hai visto che liscia? Bravo, coraggioso, dai. Guarda come si fa la cariola, così, vai, che ti devi imparare così. Così, se state, vieni qui. I pulcini piccoletti, vedi il pulcino piccolo, amore? Ma ci sono ancora i fichi, Mario, guarda qua. Dolcissima, senti? Buono? Insomma, magna tutto, Mario. Adesso andiamo a vedere l'orticello, dai. Eccolo, lì, lì, bravo. Allora, questo finocchio è già... Che... è già pronto, guarda che bello. Così ne tagliamo un pezzetto e lo facciamo assaggiare. Questo è fresco, Mario. Ragazzi, ma lo capite qua? Che meraviglia. Raccolte e mangiate. L'abbiamo viste qua dentro i campi. Sì. Però oggi a pranzo ce le fai assaggiare. Oggi le ritroviamo. Tutte quelle pronte le ritroviamo. Quindi dall'antipasto al secondo. Al secondo. Questo è il da mangiare che piace a me. Basato sulle verdure, vero Walter? Appena raccolto. Appena raccolto. Passa la chitarra con pallottelle. Guardate che polpettine. Guardate. Guardate le pallottelle quanto sono piccole. Che lavoro qua. La ricamatrice. Dai, non ti vergognare. Sono buonissimi. Come si chiama? Frascatelli. Frascarello. È una pasta fatta con grano di semola rimacinata, lavorata a mano e condita con una crema di rapa e una salsa al formaggio. Buonissima, brava Margherita. Grazie. Che bontà, ragazzi. È tutto buono qua. Guardate qua Margherita e Walter, quello che mi hanno dato. Abbiamo... rispiegalo te. Dai. Cavolo viola, cavolo bianco, cipollina rossa, cipollina bianca, verza, cavolfiore bianco, broccoletti, le ultime zucchine che sono rimaste in orto, finocchi. Walter, vieni qua. Questa è tutta opera dell'orto vostro. Sì. Poi qua che c'è? Che c'è qui? Ci sono le uova. Quelle bianche. Fresche. Sì. Ancora sono calde. Sì. Che bontà. E poi qua... e questo lo assaggiate da paura. Te lo metto a Margherita che rifarò dei piatti che ho mangiato qui da voi, ok? E lo dirò. Questa è di Margherita di terra di Ea. Grazie. Ok? Ciao a tutti. Adesso andiamo a comprare un formaggio buono e a comprare il vino biodinamico e biologico. Siete pronti? Guarda Mario. Guarda lì. Guarda quanta vigna che c'è, tutta uva, vedi? Suonare il clacson e attendere, il vignaiolo arriverà. Vediamo un po'. Ciao Francesco, complimenti, ciao. È bellissimo qui. Grazie dentro, di tutto. È stupendo. Grazie. Che vino fai? Io produco 3 tipologie di vino, un Trebbiano in purezza, un rosato 100% Montepulciano e un Montepulciano in purezza. Tutti i vini qua della zona, del tutti territorio? Scusi, però la cosa figa qual è? Che tu non usi nessun prodotto chimico? Nessun prodotto chimico, sia in vigna che in cantina, no alla chimica nel modo più assoluto. Ok, faccio assaggiare qualcosa. Lo sai pure il papà le metteva il vino nelle botti quando era piccolo come te? Che c'era la nonna e c'era la vigna? Oh, da sturbo sì, ragazzi, buonissimo. Arrivo a produrre 25 quintali d'ettaro di uva, quindi una selezione estrema dei grappoli, 2-3 grappoli per pianta. No Francesco, ti giuro, vinchino, buonissimo. Mario. Guarda, questo è sempre l'olio che fa anche Francesco. Oggi ci compriamo anche un paio di bottiglie di Trebbiano e ce le portiamo a Roma. Buonissimo ragazzi, eccezionale. Bellissimo souvenir questo. Adesso, dopo aver assaggiato il vino, andiamo a provare dei formaggi e li compreremo sicuramente. Ce li portiamo a Roma. Siamo arrivati al più piccolo caseificio d'Abruzzo. Lui è Daniele. Daniele, che ci fai assaggiare? E vi faccio assaggiare le nostre specialità che sono tutti pecorini al latte crudo. Sì. Ha questa muffa rosa che si è sviluppata da sola. Quindi io la riallevo e ogni anno ti viene. Sono al periodo di Pasqua la riutilizzo.
Ok, questo è molto stagionato questo. No, questo questo è è morbidissimo. morbidissimo, sembrerebbe così, sembrerebbe stagionatissimo. Siamo da uno un po' più delicato, uno un po' più strong. Noi siamo specializzati in formaggi morbidi, i nostri pecorini non sono mai duri, diciamo, sono Ecco, subito vuoi assaggiare, vuoi tu? La pecora si deve sentire, ma in maniera accennata, deve essere soft. Questo qui io lo chiamo, Assaggiare, Mario? diciamo, lo Che sfumato domande verde, faccio? che ha... Questo è più adatto anche a un bimbo. Questo qui è il verde, ha un sapore più animale, un po' più già in sé, è un pecorino un po' Se sente, più. c'ha un bel carattere, perfetto. Daniele, complimenti. Poi faccio spesa e prendo un pezzettino di tutti quanti. Grazie Daniele, grazie. Andiamo Mario. Mario, andiamo a vedere le pecorelle, dai, andiamo a vedere le pecorelle. Beh, dai. Grazie, Guarda quante. Ah, questi risotti vanno in vedi, giro. vedi, sì. Guardali, vedi, guarda, vedi, beviamo il latte, amore. Guarda, beviamo il latte degli agnellini. Come Heidi, sì, bravo amore. Vedi in Italia quanta roba bella che ci abbiamo da vedere, amore mio? Prima di andare a Roma mi sono fermato qui, nel territorio del controguerra Doc. Guardate qui che bellezza. Fabri, raccontami un po' un attimo questo Allora, controguerra e la zona dove stiamo. non te ne potevi andare via dall'Abruzzo senza passare a Controguerra, nel punto più alto a Colleforca, dove c'è un panorama stupendo. Guarda, i Monti della Laga, il Gran Sasso e la Maiella. E poi ti giri verso est e trovi il mare. Alla fine ce l'hai fatta a portarmi a assaggiare il famoso Montepulciano di Controguerra. Cavolo, cavolo. Montepulciano d'Abruzzo di Controguerra, prodotto dal nostro presidente dei Vignaioli del Controguerra Doc, Massimiliano Cori. Voglio vedere se è valsa la pena di arrivare fino qua, Chi lo sa? quassù, in cima. Allora, lui è un 2015, è un Montepulciano, Buonissimo. diciamo Buonissimo. che buonissimo, Io ancora lui. vado con buonissimo, nel senso, non sono intenditore dei vini, però vado con le cose che se ti piacciono o non ti piacciono. Questo mi Questo piace. se lo riassaggi fra un'ora è completamente diverso. Questo è bello importante, vedo, guarda che lascia sul bicchiere. Un profumo fantastico. Io assaggio appena appena perché poi devo prendere la macchina. Amarene, viscole, mi sbaglio? Sento in bocca Guardalo, frutta rossa. calcola che la temperatura è fredda. Massimiliano, mi sono piaciuti tutti e due. Me ne prendo una bottiglia di uno e una bottiglia di un altro, così quando berrò a Roma mi ricorderò di Di Controguerra. questo Vai. territorio. Ecco qua. Lo shop che abbiamo fatto in questo weekend è fantastico, che abbiamo le verdure, il vino, quindi quando sarò a Roma ricorderò questo meraviglioso weekend a Controguerra. Mario, andiamo, sei pronto? Via. Sali. Ripartiamo per Roma, eh? Adesso è tutto quanto il tettino bello così con la luce del sole che entra. Eccoci qua. Weekend finito. Adesso si torna in città, Mario. Guarda che bello l'Abruzzo, amore mio. Fantastico. Vedi, vicino a casa abbiamo tante cose belle da vedere. Invece di andare al centro commerciale, ce ne veniamo qui in giro per questi posti meravigliosi.